Sono Lorena Consolino, ho 27 anni, vengo da Robilante, un piccolo paese nella provincia di Cuneo. Sono laureata in biotecnologie molecolari e sto svolgendo un dottorato in scienze farmaceutiche e biomolecolari presso l'Università di Torino. L'offerta mi è stata descritta verso la fine del mio percorso di laurea specialistica dal mio attuale tutor accademico e ho deciso di partecipare alle selezioni perché mi sembrava un'offerta innovativa, stimolante e vantaggiosa, perché avrei potuto avere l'opportunità di fare ricerca, che era diciamo la mia prima opzione, e in più essere inquadrata a livello aziendale. Sono stata selezionata partecipando a un bando per poter partecipare al dottorato in scienze farmaceutiche e biomolecolari. Fondamentalmente sono stati valutati i titoli, diciamo la mia formazione intrapresa fino al momento del dottorato e poi la proposta di progetto. Il dottorato in apprendistato è iniziato il 1 gennaio del 2014, quindi al momento sono verso la fine di questo percorso. Fondamentalmente ho utilizzato e testato i prodotti della ricerca dell'azienda che fa parte di questo progetto, quindi ho svolto prevalentemente un'attività all'interno dei laboratori del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari dell'Università di Torino e ho quindi valutato l'efficacia degli agenti di contrasto delle molecole sviluppate dall'azienda stessa. Gli agenti di contrasto sono delle molecole che vengono utilizzate per risonanza magnetica, quindi il loro scopo è quello di migliorare la diagnostica di diverse patologie. Quindi inizialmente gli agenti di contrasto vengono testati su diverse linee cellulari, quindi prima di valutare l'effetto di un agente di contrasto le cellule vengono osservate al microscopio per poter valutare la loro vitalità. Dopodiché alcuni saggi vengono effettuati per poter valutare la tossicità dell'agente di contrasto e anche per poterne valutare la funzionalità. Una volta valutata l'efficienza e la non tossicità delle molecole che stiamo testando, è possibile acquisire delle immagini utilizzando degli scanner ad alta risoluzione come questo riportato alla mia sinistra. Dell'azienda Cage Chemicals e sono inquadrata a livello aziendale in un'azienda di tipo chimico. Sono quindi a tutti gli effetti dipendente dell'azienda coinvolta nel progetto e per quanto riguarda la retribuzione non percepisco quindi una borsa di studio e in genere affianca l'attività di dottorato, ma uno stipendio vero e proprio con tutti i vantaggi relativi al caso. I rapporti con sia il tutor aziendale che con quello accademico sono molto stretti, c'è un continuo confronto quasi quotidiano e questo perché i progetti di cui mi occupo sono in collaborazione tra ricerca e azienda. Il percorso di apprendistato è stata un'esperienza sicuramente positiva e questo perché ho avuto l'opportunità di ottenere una formazione molto specializzata attraverso l'introduzione di tutor accademici che hanno accompagnato il mio processo di formazione e inoltre ho potuto sfruttare degli incentivi promossi dalla Regione Piemonte per poter partecipare a conferenze e congressi scientifici. L'idea che accompagna questo tipo di opportunità è sicuramente quella di dare la possibilità ai giovani ricercatori di essere inquadrati non solo nel mondo della ricerca, ma anche avere altre porte aperte come per esempio quella aziendale. E quindi un tipo di percorso del genere mi ha permesso di fare ricerca, quindi di fare un dottorato, di ottenere un titolo universitario, ma anche all'interno di un'azienda vera e propria.